Dottor Bellu, perché lei dice che la pianificazione dei servizi di pulizia è importante? Beh, la pianificazione è una cosa essenziale. I privati sanno che cos'è la pianificazione, le grandi aziende pianificano tutti gli obiettivi da raggiungere in futuro. Così fa la Fiat, così fa la Pirelli, così fanno le grandi industrie. Purtroppo nel settore pubblico questa pianificazione è carente. In polizia lo stesso, non ci sono piani di sicurezza perché le forze di polizia sono 8, perché sono scollegate tra di loro, è praticamente un piano di sicurezza non esiste. Se c'è qualche forza di polizia che lo fa, ma è una cosa isolata. E allora è importantissimo pianificare perché pianificando si pianifica il raggiungimento degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi della sicurezza? Sono la diminuzione del crimine comune ed organizzato, in modo tale da prevedere quali sono le attività da svolgere. E allora la pianificazione ha tre settori fondamentali: la prevenzione, il controllo del territorio, il poliziotto di quartiere, che oggi non c'è, ma è svolto in modo anomalo, e la pianificazione dei servizi investigativi, delle attività investigative. Qual è la pianificazione che prevede per il settore volanti? Ecco, allora per il settore volanti è analogo a quello del settore poliziotto di quartiere. Cosa prevede questa pianificazione? Prevede cose importantissime. Intanto, ripeto, gli obiettivi della diminuzione del crimine. Poi il controllo dei punti sensibili, dei flussi di traffico illecito e poi c'è il controllo a tenaglia con ritorno sul caposaldo. Questo è il sistema che noi abbiamo ideato, che ho ideato per diciamo, pianificare i servizi di polizia. Poi c'è tutta l'attività informativa, quindi i punti di informazione, la pianta dei punti di informazione e l'attività di osservazione del territorio, la tecnica dell'osservazione che viene fatta anche con l'intuito personale. Questa pianificazione del settore preventivo è sviluppato in funzione dell'indicazione che dà il settore investigativo, investigativo anche di carattere politico, la UIGOS, la DIGOS, cioè cosa fa la UIGOS, la DIGOS? Fanno i progetti, i piani preliminari di sicurezza che devono essere poi completati dagli altri settori diciamo, di pianificazione che sono quello preventivo delle volanti e del poliziotto di quartiere. Ecco, e per il poliziotto di quartiere invece? Quel poliziotto di quartiere in Italia c'è e dovrebbe essere fatto dalla polizia municipale o da quelle unità che sono sparse sul territorio attualmente, ma il poliziotto di quartiere dovrebbe essere fatto esclusivamente dalla polizia municipale, perché è la funzione di polizia che sta più a contatto con il pubblico, con la gente, nei mercati, nelle piazze e quindi è uno strumento utilissimo perché da questo controllo, garantisce il controllo del territorio, da questo controllo del territorio derivano quelle informazioni di cui la polizia, i carabinieri, le forze di polizia hanno bisogno per le indagini sui reati più complessi e più gravi. Quindi il controllo del territorio fatto dal poliziotto di quartiere è strutturale, è uno strumento per arrivare alla più elevata indagine che fa il settore investigativo.